Wahegoo, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven 3, Lampo Folgorante. Nuova partita extra contro la Daystar. Siamo nel secondo piano della Torre del Condor. E sì, appunto, nello scorso video di Inazuma Eleven 3 vi avevo detto che c'era la Daystar da affrontare, la squadra degli angeli. Saranno forti come la scorsa volta? O meglio, forti nel senso che non usano punti tecnica. Però abbiamo comunque battuti 5-0, quindi io sarei abbastanza tranquillo, eh. Ve lo dico. Ora, un attimino riposizioniamo Axel qui e lui qui dietro. Ora possiamo andare. Vediamo un po'. Sono sempre loro? Ma sono super forti come sempre? Beh, gli stessi livelli dell'altra volta, mi sembra. Di quando li abbiamo sconfitti per la prima volta. Dunque, intanto cerco di fare dei passaggi abbastanza veloci, abbastanza rapidi, che vanno subito al centro dell'area avversaria. Cerco di portarmi davanti all'area avversaria, ma no, mi bloccano con palloni a lato. Cos'è Angel Ball? Cos'era in giapponese? La palla angelica. Allora, Torres, tu mi devi bloccare lui, per favore. Ti lo dico, per favore. Grande Torres! Mio Dio! Cioè, non Torres, mio Dio. Mio Dio nel senso un'esclamazione, voilà. Torres è bravo, insomma, quello. Axel. Ah no, c'è lui! Wow, davvero? Oh, peccato, peccato. Poteva essere un'azione decisiva per la mia squadra e portarla subito in vantaggio. Però attenzione, riusciamo con fiamma saetti e vai, fiamma stracciante. Potrebbe essere un gol facile facile insieme a Sanford, ve lo dico. Nessuno che può bloccare la palla e quindi indebolirne la potenza. Vediamo se Pinguino Imperatore andrà a segno anche stavolta. L'amatissimo pinguino, il pinguinozzo. È lui? È lui? Zona suprema, sì. Grande! Grande Sanford! E segna! E ragazzi, Sanford non è che sia granché, eh. Cioè, non gli ho dato nessun potenziamento particolare, quindi se l'avessi allenato, immaginatevi che roba che poteva essere. Proprio la potenza fatta persona. Cioè, più o meno persona. Vabbè, questo è il giro di valzer. Ai ai ai. Austin, perché ti sei fatto ingannare? Ricordi che... mio Dio, no, 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 no. Lui davvero Dio. Parata suprema che è livello 2 solamente. Aiuto. Mark Evans. Non fa passare neanche le mosche, Mark Evans. Wow. Dai, 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 dai. Vai. Oh mio Dio, Axel, che combini. Certo che ripetere oh mio Dio contro una squadra che è composta da angeli, insomma, non è propriamente indicato, eh. Attenzione, passa attraverso il giocatore, fa zona suprema e portiere. No, non consumano punti, me ne sono accorto ora. Gol! Poteva andare fuori. Diverse volte mi è capitato che nonostante io puntassi alla porta, la palla seguisse una traiettoria immaginaria creata dal gioco sul momento e andasse fuori. Però siamo già 2-0. E siamo verso la fine del primo tempo, ragazzi. Sono molto forti. Esci, che fanno? Tempo accelerato? No, rallentato. Ah, ma voi siete paraculetti, eh. Quanto si è rallentato il tempo? Quanto? Tantissimo. Eh no, allora mo devo accelerarlo io, eh. Non mi fate usare le tecniche subito. Ah no, già è finito. Già fatto. Per pochissimo è durato. Ah, pallone a lato. Non mi tirate in porta, eh. Però raggio ombra, ragazzi, non è la tecnica che fa insieme al
al capo dell'altra squadra avversaria. Che comunque sia sfiderò, la sfido quella, non è che non la faccio. Anzi, quella è una partita importante, quella. Voglio portarla assolutamente. Basta! Mamma mia. Basta mo, e dai. E avete stufato. Allora. Vai con grande fuoco. Devo proprio tartassarli, ma di tecniche potenti. Vai. Il Big Bang. La scintilla che ha dato vita all'universo. E non la ferma, signori, con zona sacra. Continuiamo a fare pressing. 3-0 sullo scadere del primo tempo. Devo ricaricare i miei giocatori, signori. Anche se per un secondo, prima che finisce il primo tempo. Axel ci serve. Mark non ancora. Per il momento no, ricarico solo Axel. Poi, se nel secondo tempo ci saranno altre azioni importanti, ricaricherò gli altri. Liberateci dal mare. Come liberateci? Voi siete gli angeli. Dobbiamo liberarvi noi dal male? Cos'è? Siete voi il male allora? Non lo so. Il male vi sta controllando? Vedi, il fatto che vincano lo scontro e non consumino alcun punto è molto OP la cosa. Non dico che non va bene, sono angeli. È ovvio che siano entità superiori e quindi potenti. Però la sfida si rende molto più interessante e molto più difficile. Dalla distanza ci provo. Mi sembra che lui non possa bloccare i tiri, quello che c'è in difesa. L'ultimo baluardo prima del portiere. No, non può. E allora deve essere gol questo. Zona suprema, non sacra, ma il nome giapponese sarà quello. Zona sacra. Vai. Goal! Continuiamo a fare pressing. E 4, signori, e 4. Ora. Vorrei provare a tirare con... anche con Axel ancora, sì, però magari in burning. Pressing perfetto, contratempo rallentato, pressing perfetto vince. E allora dai, che ce la fai. Oh, attenzione. Andiamo in burning ora. Perfetto. E allora no, ragazzi. Ma questi non fanno mai fallo. Qualcosa del genere. No, chiedo. Sai com'è, no? Tipo, se intanto facessero un fallo, uno potrebbe magari indirizzare la palla verso la porta e quindi segnare poi, No. No, cara mia, tu non hai capito nulla. No, questo... no. No. Giusto, no. Appunto. Allora, chi mi viene qui davanti? Tu? No, chi c'è? Ok, Xavi, attenzione, dove la mandi? Ehi, attenzione. Menù. Xavi può segnare, Attenzione, allora, fermi tutti, con calma. Wow, ci siamo!
dopo questa è perfetta, è fatta. Ah no, però potrei ricaricare Mark veramente, perché Mark sta praticamente a secco, non può usare neanche mano di luce, anche perché non ce l'ha. Quindi penso che sì. Tocca ricaricarlo nel caso loro si avvicinino ancora alla porta. Forza, continuiamo così. Arrivo. Allora, Mark, l'ultima barretta speciale per questa partita. Ho premuto A troppo velocemente. Se Mark non fosse stato in prima o il primo in cima alla fila, bella non era. No, no, Axel, 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 mi serve tutto quanto l'aiuto possibile, ragazzi. Pallone a lato, pallone a lato. Non devono assolutamente arrivare davanti alla porta, non devono più tirare. Mark è carico, ma non mi interessa, non devono tirare. E vabbè, però, non lo so, uno. Uno qualsiasi. Meno male, dai. Lo sapete che vi voglio bene. Via, deve andare via. Mamma mia, ragazzi, però. No, allora no. Dai. Oh, gravità massima, per fortuna. Un contrasto lo vince anche lui. Non ha fatto nulla, poverino, guardalo. Completamente carico ancora. Ci provo, da qua. Scia tripla, livello 2. Bellissimi i giocatori Axel e Mark, perfetti proprio. Perfetti per questa scia tripla. Vediamo un po', sarà gol oppure no? Ah, non ce l'ha fatta Austin. Però è finita 5-0, ancora una volta gli angeli sconfitti dai miseri esseri umani. No, devo pregare per il perdono. Scarpini Daystar. Ah, finalmente ci danno qualcosa. E ora l'ultima della fila superiore. L'unico indizio è Isola del Condor. Io li andrei a cercare. Ad ogni modo, Cuccio, questo video termina qui. Io come sempre non posso fare altro che ringraziarvi per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.